Ma siamo arrivati al momento del titolo nel mirino. Allora, proponiamo sempre un titolo da mettere in watchlist. Oggi proponiamo insieme a Enrico J Digital Value. Ti chiedo subito perché questo titolo, e poi naturalmente lo andiamo a vedere graficamente, Enrico. Perché è un titolo giovane, agile, con buoni dati, con forti prospettive di crescita, quotato a fine del 2018 all'incirca al prezzo di 10 euro ed era arrivato a 120, quindi un titolo che se si imbrocca, perdonami il termine, il corretto timing d'ingresso può dare degli spunti molto interessanti. Dai massimi di area 120 è sceso tantissimo fino a toccare area 55, adesso si muove in area sopra i 63 e offre quindi ancora molto molto margine di rialzo rispetto ai massimi assoluti, siamo ancora quasi a un meno 50%. Il settore è chiaramente un settore in forte sviluppo, collabora Digital Value con HP, Intel, insomma con società importantissime a livello mondiale, ha subito uno storno come tutti gli indici, però è sceso molto e potrebbe ancora dare un'altra gamba ribassista rendendolo molto molto allettante, come possiamo, se tu sei d'accordo, iniziare a vedere dal primo grafico, quello weekly, che ci Certo. mostra, diciamo, per sommi capi quella che è la situazione, la vita del grafico. Io consiglio sempre a chi inizia a fare trading a vedere dapprima i grafici sul time frame settimanale di lungo periodo per capire dove siamo nella vita del grafico. In Eccolo questo qui, caso, perfetto. esatto, in questo caso vediamo come siamo dopo una lunga discesa, ancora sotto a due resistenze importanti, il canale discendente tratteggiato e la resistenza dinamica invece con la retta continua, che si vanno a intersecare, quindi a offrire in sostanza una doppia resistenza in area 70 euro. Quindi io credo che area 68-70 euro potrebbe essere raggiunta, beneficiando appunto del rialzo che i mercati stanno vivendo, per poi dare ancora una nuova fase di debolezza che dovrebbe essere la cosiddetta gamba esaustiva, quindi la parte finale del downtrend, che adesso possiamo anche andare a vedere nel grafico successivo sul time frame daily, gamba successiva che potrebbe di conseguenza portare il prezzo a un livello interessantissimo, sia graficamente che come soglia psicologica, perché appunto una resistenza, se dovesse tenere in area 68-70 e dare l'ultima spinta ribassista, potrebbe avere come target area 50 euro. Allora, Digital Value è un titolo molto volatile, quindi si potrebbe pensare, beh, caspita, da 70 a 50 chissà quanto tempo ci mette. Potrebbe sorprendentemente fare anche presto a fare questo movimento che io ho ipotizzato, dotandomi di una sfera di cristallo che speriamo non sia incrinata, e quindi se dovessimo vedere il movimento, prospettato, atteso dal grafico, e quindi vedere il prezzo in area 50, beh, lì avremmo un supporto estremamente importante, statico, e una soglia psicologica, cifra tonda, che secondo me, imporrebbe anche agli investitori di riprendere in considerazione il titolo e noi piccoli trader fare come il plankton col pesce pilota, accodarci, quindi metterei in maniera importante in watchlist Digital Value per il long a partire da area 50 euro. Ok, allora questo è un nuovo titolo che entra di fatto appunto nella watchlist, naturalmente per approfondimenti. Enrico vi aspetta. Digital Value è il titolo nel mirino.